Allora, ringraziando chi ci ha liberato la caravan, questa è la dinetta anteriore, che è quelle tipiche inglesi con il tavolo da tè, che in questo caso è stato reso estensibile, ma è possibile, vediamo se ce la faccio, chiuderlo in due, no, non ce la faccio, comunque fidatevi, si può chiudere in due. Dopodiché, nella parte anteriore c'è la dinette come al solito, il trend attuale della terza finestra superiore è rispettato, in questa caravan della Lunar c'è anche l'oblò grande superiore, che però a dire il vero abbiamo già visto anni passati nell'equipe. Altre cose particolari, forno a microonde che può interessare come no, però c'è. Il pannello di controllo con i fumi del gas che sono intelligentemente messi sopra la porta. Questo cosa significa? Significa che serve sì alla cucina, che è qui, ma serve anche al nel caso qualcuno volesse buttare il gas per entrare. Il forno a gas scalda vivande, i piano cottura a 4 fuochi con intelligentemente 3 a gas e 1 elettrico, così se si dovesse finire il gas uno può continuare a cucinare. Altra cosa che è di un'intelligenza sovrumana, il piano della cucina che ha il rubinetto, che è di quelli belli robusti quasi casalingo, il copri asse, ok, con una bacinella che viene contenuta nel lavandino, eccolo qua il lavandino, e lo scolapiatti. Io dico, sto scolapiatti qua, che costa veramente 2 euro, è una sciocchezza. E perché gli altri non lo fanno? Ma perché nessuno ce lo mette? Perché solo gli inglesi? Perché è una delle tante domande che rimarrà senza risposta. Quindi abbiamo fatto la zona giorno, che è quella anteriore, con anche la possibilità però volendo di trasformarla. Altro particolare, l'apertura delle cassapanche anche laterale oltre che sopra, il tavolo che è nascosto lì, il tavolo quello della dinette, che quindi si può usare anche fuori per esempio, il letto che in questo caso, quindi entriamo nella zona notte con il letto fisso, e se vedete bene c'è lo specchio, questo è dedicato a mia moglie che rompe sempre le scatole, lo specchio delle donne, lo specchio delle donne, tesoro qua c'è. La parete per chiudere e isolare l'ambiente, le tende che finalmente non sono di quelle assurde tende che si usano in Europa, ma sono quelle normali che servono in un ambiente normale, parete, porta sliding door, cioè porta scorrevole, il WC che è quello della Thetford, il riscaldamento dell'alde che serve anche per asciugare l'asciugamano, il lavandino e una signora doccia, e quando mia moglie la vede sicuramente questa sarà la nostra prossima caravan, giusto tanto per dire, eh? Ah, poi vabbè, se proprio vogliamo guardare i particolari, questi sono studiati per contenere anche in caso di traino se accidentalmente uno dimentica qualche oggetto, e non si spaccano come quelli che succede in altre produzioni europee che sono sì spettacolari ma rimangono tali. Quindi questa è la Lunar, per quanto ci hanno chiesto di vedere la pianta in questo momento più nei desideri